se vogliamo pensare a una asset allocation su strategie direzionali, che tanto bene hanno fatto anche l'anno scorso, partirei proprio dall'America. L'America ha fatto molto bene l'anno scorso, ha fatto più 12% lo Standard & Poor's, ma molti dicono ogni anno che sia la frutta. Ebbene, ogni anno l'America dimostra di essere sempre un mercato da guardare e da considerare. Anche quest'anno, secondo noi, il fatto che i tassi di interesse stiano salendo denotano una salute dell'economia americana. Non dimentichiamoci poi che l'America è sempre la culla di aziende, di campioni mondiali della tecnologia, quali Apple, Amazon, Google, Facebook, Tesla e quant'altro. E quindi, insomma, diciamo che gli Stati Uniti sono, secondo noi, da guardare sempre con attenzione a livello large cap e a livello small cap. Altro tema che secondo noi merita assolutamente di tornare alla ribalta, quantomeno di tornare stabilmente tra le preferenze, sono i mercati emergenti. Negli ultimi anni il divario di crescita tra emergenti e sviluppati si sta nuovamente allargando a favore degli emergenti, le valutazioni sono attraenti, c'è questo tema del sviluppo della classe media che porta più consumi e quindi meno dipendenza dall'export. Quindi diciamo che i mercati emergenti sono un'altra storia per il lungo termine, non solo azionaria ma anche obbligazionaria. Difatti ci sono paesi con tassi alti e senza presenza di inflazione, quindi paesi che possono tagliare i tassi e portare quindi beneficio anche all'obbligazionario mercati emergenti. Se mi permette una battuta finale, diciamo azionari mercati emergenti, obbligazionari mercati emergenti e anche azionari americani hanno contribuito molto a farci vincere il premio alto rendimento che abbiamo ricevuto un mese fa come miglior gestore estero.